Eccolo qua, questo che cos'è? Un gruppo famoso degli anni 70-80, i Rockets. Avevo la curiosità di ricreare l'effetto vocoder, questo. Sentite? Ecco qua, questa voce robotica, metallica, che all'epoca andava tanto di moda. Di recente è stata riutilizzata anche dai Daft Punk. Allora, come fare una registrazione utilizzando praticamente un programma di registrazione audio open source che è Audacity, che esiste in varie esiste per tutte le piattaforme, sia esso Linux, Windows o Mac. Qui siamo su Linux, su Ubuntu. Scusate se sto usando praticamente il telefonino, vi faccio venire un po' di mal di mare, però è più comodo rispetto al cattura video perché così mi avvicino e faccio vedere meglio i menu e i sottomenu, perché poi dopo nel video finale se lo faccio con il cattura video non si vedono poi. Allora, prima di tutto facciamo la registrazione e la facciamo con questo tasto, registra. Ecco qua, prova di vocoder, prova di vocoder, prova di vocoder. Stop. Semplicemente puntando il mouse facciamo così, premiamo il tasto canc e togliamo la parte che non ci interessa. Stessa cosa facciamo qua giù in fondo, identica, canc. Bene. Allora, per fare l'effetto vocoder bisogna prima di tutto trasformare questa registrazione da stereo a mono. Allora, prima di tutto premiamo qui, scendete giù, dividi traccia stereo, clac. Adesso sono diventate due tracce distinte. Clicco qui, tac, e ne levo una. A questo punto ne creo un'altra traccia, aggiungi una nuova ed ecco qua. No? Traccia mono. Ne ho aggiunta un'altra. In questa traccia che andrò a selezionare con il... un po' difficile farlo così, eh? Però venire un bel po' di mal di mare. Ho selezionato questa traccia, adesso si è anche sfogato. Vado in alto, su genera. Questa è una versione in italiano, la sconsiglio vivamente. Montatela direttamente in inglese, anche perché poi il menu poi alla fine è metà in italiano, metà in inglese, un macello. Meglio di tutti quella in inglese ed abituarsi. Inseriamo il rumore, ecco qua, clic. Si apre la finestra. Lui mi consiglia già questo, un rumore bianco. Potete scegliere tra bianco, rosa e marrone, ma noi in questo caso ci serve il bianco. L'ampiezza la lasciamo stare così e proviamo questa ampiezza di tempo, vai, diciamo che va abbastanza bene, è un po' più corta. Facciamo così, allora accorciamo un po' qua, taglia, accorciamo un po' in mezzo, qui dove non c'è niente, tagliamo, un altro pezzettino da tagliare qui, tanto dobbiamo sentire l'effetto più che altro, e via, tronchiamo anche quest'ultimo pezzo, via. Lì in quel menu potevamo impostare la lunghezza. Sapendo la lunghezza della traccia sopra, possiamo decidere quanto sarà lungo la traccia con il rumore bianco. A questo punto abbiamo due tracce distinte. Noi se andiamo a cliccare qua, ci dice crea una traccia stereo. Se adesso vado qui su traccia stereo, noterete che diventa un tutt'uno stereo. Ecco qua, vedete? Il menu si è unito insieme. A questo punto andiamo a generare l'effetto. Scegliamo effetti, scendiamo giù, 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 giù in basso. Qui addirittura in questa versione ci sono anche due sottomenu e nell'ultimo sottomenu proprio in basso andiamo a trovare vocoder. Oh, e qui scattano varie opzioni. Per il momento va bene lasciare quelle che ci consiglia lui. Poi questi parametri li potrete andare a cambiare.
La distanza, la parte in alto, dà un, praticamente quanto incide il fattore, diciamo, eco, riverbero. Lasciate qui il bot channel, vedete questo in inglese, entrambi i canali. Il numero delle bande lo lasciate a 240, ma potete scendere anche a meno. Io l'ho provato addirittura con 80 e va benissimo. Anzi, addirittura l'ho fatto in un test poco fa. E vediamo un po' un attimo qua su. Vabbè, qui ci abbiamo. Chiudiamo un attimo. Chiudiamo al nulla. Cancella. Andiamo un attimo a ridurre, riduciamo anche questa. Dovrei avere un'immagine? No, non ce l'ho. Riandiamo ad aprire Audacity, non ce l'ho. Pazienza. Allora, dicevamo, clicchiamo cattum, genera effetti, no, ecco effetti, sotto vocoder. Ritorniamo su vocoder, lasciamo qui 84, 45 va bene qua in radar. Una cosa importante sono questi due, ho notato che sono importanti e che ho dovuto fare una marea di robe. L'ampiezza praticamente dell'audio originale e l'ampiezza del rumore bianco, questi lasciate a zero. Potete fare così, se non siete abbastanza sicuri dei parametri che state mettendo, fate direttamente l'anteprima e vi prenderà un pezzettino e vi farà l'anteprima. Avete sentito? Funziona. Ok? A questo punto, se voi cliccate OK, bene, ecco qua, vedete che ha trasformato tutta la registrazione, è diventata praticamente un tutt'uno e andiamo ad ascoltarla. Giocando con quei parametri che avete visto prima, potrete aggiustare un po' il tiro. Ecco qua, tutto qui. Spero di esservi stato utile. Scusate il mal di mare, ma era importante. Ciao a tutti.